Allora, buonasera a tutti gli spettatori piombinesi. Abbiamo finito di assistere ora a una partita eccezionale. Un Piombino ormai si può dire masochista perché ci piace soffrire. Siamo andati sotto 15 e abbiamo ribaltato la partita. Un gran finale del capitano. Io tendo a non apprezzare mai troppo i singoli, ma a dare il valore al gruppo. Stasera indubbiamente Alessio ha preso la partita a mano. Ma la domanda cattiva è questa: ma eri geloso di Pedroni, di quello che ha fatto a Firenze? No, naturalmente no. Comunque era una partita difficile, importante da portare a casa a livello di classifica, di campionato, di morale. E non nascondo che l'avevamo vista brutta, come si suol dire, perché Oleggio era preparata bene sui nostri principali terminali offensivi. Venivamo da una settimana comunque di recupero di persone, giocatori per noi importanti, e quindi è stato ancora più bello riuscire a ribaltare per l'ennesima volta diversi punti e portare la vittoria a casa. A questo punto il coach è qui dietro a me che mi sente, sicuramente mi manda qualche accidente. Non ci si può più nascondere, Alessio. Siamo in lotta per questo quarto posto. Tu, Alessio, l'hai vissuto 6 anni con me qui a Piombino e non siamo mai riusciti a raggiungere questo traguardo. Possiamo dire che ci proviamo quest'anno? Sì, sicuramente non ci nascondiamo, siamo un bel gruppo, lavoriamo bene, e siamo pronti, siamo strutturati per fare un certo tipo di campionato. E è logico che il campionato è ancora lungo, ci sono tante squadre che appunto lottano per il quarto posto, quindi noi pensiamo partita dopo partita, cercando appunto di fare il meglio per raggiungere questo quarto posto che, non nascondiamo, è uno dei sogni di società, dirigenza, staff e noi giocatori. Allora, complimenti Alessio per la partita e complimenti al coach perché l'ha messo perfettamente in linea, lo stesso pensiero del coach. Grazie Alessio per la partita, grazie per tutto.